Buongiorno, eccoci qui dalla bottega di Aldo Vucai, che per l'ottavo anno ci concede la possibilità di fare il premio Terra Laboris per l'ottava edizione. Aldo, otto sono tanti, eh? Otto sono tanti e ogni anno me lo ricordi e mi fai invecchiare. Come al solito ogni anno qualcosa di diverso, bellissimo anche questo, fare le classifiche a noi non piace, sono tutti belli ma soprattutto tutti originali, ogni anno diverso dagli altri. Ogni anno diverso dall'altro, e deve essere così, perché innanzitutto va a persone scelte da voi e quindi veramente le eccellenze del territorio. Quindi qualcosa di artistico e non uguale, come siamo abituati a fare. Noi non facciamo solo pezzi unici, non ci ripetiamo mai. Perché? Perché ci vogliamo mettere in discussione ogni volta sempre con noi stessi. Quindi diciamo che qui siamo come sempre nella bottega di Aldo Vucai in via San Gregorio Armeno, che ti ripetiamo più volte, ci permette di poter fare questo premio giunto all'ottava edizione. Allora, questo premio andrà a Geri De Luca. Geri De Luca, che non è giovanissimo, però è un uomo che ha fatto una famiglia normale, vita normale, adesso è pensionato, però è un grande artista. Perché? Perché ha saputo creare arte con la pittura, con la musica, con le poesie, ma soprattutto rimanendo sempre libero, Aldo. Quindi lui non si è mai piegato al sistema di potere, e questo lo ha danneggiato nella sua vita artistica, però ci sta lasciando un'eredità importante qua ai prossimi 100 anni, e quindi era doveroso dare questo premio ad un Geri De Luca che è figlio di un siciliano e di una napoletana. Ma guarda che persone come il nostro amico Geri possono invecchiare forse nell'anagrafe, ma dentro rimarranno sempre giovani e potranno insegnare e trasmettere ai giovani. E anche attraverso questo premio, belle parole Aldo, anche se non l'hai mai visto, mai capito il senso del personaggio, la persona. Hai parlato tantissimo e ho capito la persona. Ti ringrazio. Mi sono ispirato alla persona nel realizzare questo premio. Ti ringrazio Aldo, veramente grazie di cuore, e chissà se quest'anno tu potresti venire a fare il premio. Te lo dico ogni anno, ma non vieni mai, anche perché ormai non dico che sei prigioniero di questa bottega, però ti assorbe tanto. Sono prigioniero di me stesso. Grazie Aldo di cuore, e grazie, già penseremo poi alla nona edizione. Grazie. Auguri a tutti. Grazie.